Buongiorno Johnny Creek. Buongiorno, buongiorno professore. Ciao. Comunque, buongiorno chat professore, buongiorno a tutti voi. Oggi la faccio io l'introduzione perché sono qui per partecipare a un programma del professore che si chiama... Esatto, proprio quello. Che tu ridi, ma sai chi ce l'ha, chi me l'ha ispirato, questo comandato, questo format? J-Taz. Jimmy? J-Taz mi impose di fare una rubrica settimana dove parlavo di tutte queste cose, un riassunto settimanale del peggio del web, così che potesse rimanere aggiornato anche lui su queste cose qua. Infatti per un periodo l'avevamo fatto insieme con lui, Yoman, Kange, mamma mia. Il buon Gabriele. Io sono assolutamente pronto a fare... Cioè, sono pronto, voglio vedere il professore come imposta... Ma è molto rapsodica come cosa, in realtà, perché raccolgo, spilucco un po' da tutte le parti, cerco di dire proprio il peggio. Cioè, un contenuto sarebbe tipo vedere quando raccolgo queste notizie, perché è il male assoluto, vado nei posti peggiori. Vabbè, ma che cosa hai trovato in questo tuo discesa come nel cesso? No, nella mia discesa... Beh, allora, possiamo partire da molteplici punti. Ma ovviamente partiremo da Twitch. Vai. Perché bisogna sempre partire da Twitch. Ah, parti da dove vuoi. Lo vedi? Arrivo, Sì, aspetta. Cominciamo col gambling. Twitch XQC non smette col gambling. XQC, che conosci, no? Ma non era... XQC è il famoso streamer americano. Sì, è il volto di Twitch mondiale. Fondamentalmente. E lui aveva già detto di avere dei problemi col gioco d'azzardo. Aveva perso in un botto anche milioni di euro, milioni di dollari in una volta sola. Ha fatto vedere sta roba qua. Nella giornata di ieri. Aspetta, che sennò qua è un disastro. Nella giornata di ieri si è giocata la partita conclusiva di Qatar, scommessa che è stata condivisa su Twitter. Lo streamer ha scommesso $500,000 sulla vittoria della Francia. Olè, infatti vedi qua. I've been saying France is gonna win it all. Sbam. E ci ha messo 500,000 così, de botto. Ti immagini? Ti svegli? No, tra l'altro su Stake, grazie, complimenti, tra l'altro. Un saluto a Curasao che ci segue sempre. Però, professore, tu che lo sai, cioè, se lo sai, per carità, no? Ma vedi che lui ha scritto cash out. Cosa vuol dire? Che prima di finire la partita lui ha ritirato i soldi perché aveva paura e ne ha presi di meno? Sai che non lo so come funzioni questa cosa. Bravo, io non avevo notato. Io non sono molto esperto di questo mondo, quindi non so. Cos'è, tipo, ritirati? Che cazzo è il cash out, effettivamente? È tipo scappa? Sì, è così. Ma non penso che il mondo del gambling funzioni così. No, la partita è finita 3-3. Però il rigore ha vinto qualcuno. Sì, ma non l'ha fatto, quindi ha perso tutto. Vedi? Trovi, professore. Vedi sti streamer, quelli che c'hanno i sordi, che gli escono da tutte le parti? Scialacquatori. Io posso capire che uno si voglia giocare la schedina, si voglia giocare la scommessa sportiva per metterci il pepe, no? Ma quando, per quanti soldi tu abbia? Tutto, professore, cioè, ma... Insomma... Tu puoi avere quanti soldi vuoi, però... Ma sai che anche Drake mi sa che ha scommesso sul milioncino? Sì, ma anche lui è bello inspessito, da questi siti di gambling, cioè... Comunque a lui... c'ha ragione il prof, Steak, sempre presente. Steak è uno di noi comunque, sempre presente. Poteva fare questa scommessa in qualsiasi punto SNAI del mondo, ma ovviamente doveva fare su Steak. È l'area di Caraibica, piace di più. Sì, che poi a me mi dispiace. Ah, per le schedine tiene fede il risultato alla fine dei 90 minuti. Vabbè, comunque lui ha puntato sulla vittoria, non sul pareggio, no? 1x2. Ma lei, professore, non fa ridere che, porca miseria, cioè, in ste cose... Non ti viene da ridere che in queste cose tu mi dici mi banni l'uomo che fa così con le slot, però tutti i contenuti questi qua
così completamente a cazzo, dove la gente spende 500.000 euro per una partita, nessuno dice niente. Sono sempre tutti legali. Ma com'è possibile? Perché c'è l'interesse. Ma l'interesse con chi? Con, non credo col sito diretto. Cioè, qual è no. l'interesse che lo no. tiene? Però tu, cioè, per quanto riguarda le scommesse sportive, so che cioè, sono rimaste anche su Twitch, quelle le puoi continuare a fare, ad esempio, perché è un business che muove tantissimo. Cioè, quello lo mantengono legale perché è stato legalizzato, cioè è tutto regolamentato, quindi ok. E muove una cifra devastante, ma proprio anche tutto il settore viene ben foraggiato, cioè sarebbe una bella batosta lì, eh. Bene, e lì ti fa pensare anche un po' ai cortocircuiti del business, dello show business. Ai cortocircuiti. No, è un bel cortocircuito quello, no? Perché... la posso fare una domanda? Ma lei l'ha mai giocata una schedina o ha mai scommesso qualcosa? Qualche volta ho messo il Super Enalotto, ad esempio, io. Anch'io. Cioè, ma l'unico. Sai quei 2 euro quando vai al bar, t'avanzano e fa pure la tabacchia, esatto. E dici, boh, bam. Esatto. Metti esatto. che... c'è sempre quella roba... Metti che c'è che senti il prurito possibilità. Sulle mani quando tocchi la scheda e dici, ah, ma questa è quella proprio... Vinto mai niente, ovviamente. Ho vinto 5 euro. 650 milioni, ma metti che... Sì, sì, se poi tu vai a vedere è più facile essere colpiti da 12 fulmini contemporaneamente, tipo, che sbancare. Però, ti capita quella botta lì? Dicono che anche Drake ha perso, perché Drake aveva scommesso $1 milione sulla vittoria della Argentina. Aspetta che sboccio. Ma entro i 90 minuti, quindi anche Drake ha perso il milioncino. Vabbè, ma tanto, raga, loro ce ne avevano... Cioè... Hanno buttato dentro 500k, un milione. Porca ma puttana. Per loro sono davvero i 2 euro che ho messo io al Super Enalotto. Nel senso, è quello che fa un po' pensare, no? Cioè, io lo trovo quasi immorale. Cioè, che è possibile che alcune persone riescano a accumulare così tanto denaro. Questo è un pensiero mio. Cioè, che sia uno che col suo lavoro faccia successo e abbia tranquillità economica, per amor di Dio, è giusto. Ma che ci siano quelli che riescono ad accumulare dei soldi che, tipo, intere nazioni non riescono a fare, quello ti fa dire ok. Però, professore, è come il caso di Salt Bae Nasrat lì. Se c'è la gente che è disposta a pagare i 1200 euro per una bistecca, ragazzi... ci sono delle robe che secondo me per il normale cervello umano, cioè razionale, quello dell'uomo di tutti i giorni, secondo me resteranno forever incapibili, professor, perché non se non sei dentro un determinato ambito, secondo me non puoi capirle. Come ad esempio per me DJ Khaled, lei non lo conoscerà mai. Ah certo, me l'hanno fatto DJ sentire. DJ Khaled. DJ Khaled io veramente lo toglierei da qualunque tipo di sipario musicale, perché prima di sentire la canzone devi sentirti 155.000 DJ Khaled, Xbox, mouse controller, professore. Poi dopo 10 minuti senti la canzone. Another one, DJ Khaled. Non riesco a capire come quell'uomo possa sinceramente essere lì. Sì, con tutti i meme. We the best music. Bravissimo, esattamente. E questa roba qua a me sta facendo, non dico impazzire, ma lì è proprio il mio normale raziocinio che non può capirla. Perché non sono dentro. Magari DJ Khaled è il produttore più grande del mondo, ma io non so se tu l'hai visto ai mondiali. Dimmi che l'hai vista l'immagine. No, dice... ai mondiali mi manca. Immagino che fosse vestito come l'Emiro, non lo so. Sì, ma la cosa più bella è, sai che c'è tutta sta roba dell'I-Beast, delle scarpe, eccetera, eccetera. Lui aveva le scarpe costosissime, ma non era con le scarpe con la suola che toccava la terra. Lui aveva un cuscino. Vabbè, dai, quelli sono i cortocircuiti. Facci vedere, Johnny. Ma così sappiamo anche cosa si salva Johnny Crick sul telefono. Guarda te. Ma che è? Sono le scarpe di DJ Khaled con il cuscinetto principesco per non far toccare terra.
Mancavano solo le due odalische che lanciavano petali di rosa al suo, prima del suo passaggio. Sì, ma, poi... Professor, ma se siamo arrivati al fatto, grazie mille Loller, ma se siamo arrivati al fatto che tu ti compri le scarpe e non puoi fargli toccare a terra, ti devi mettere un paio di scarpe sopra le scarpe per non far toccare e rovinare la suola, ma dove minchia stiamo arrivando? Come si fa? Ma per conservarle? Ma perché te le sei messe? Ma non avevo un altro paio di scarpe? No, ragazzi, è quello, è l'esclusività, secondo me, quello che fa... Cioè, capito, lui non tocca piedi per terra. Cioè, le sue scarpe... Esatto. Però lì c'è da dire che un conto è quello senza che parole. Fai come artista. Cioè, puoi essere un grandissimo artista, produttore, magari sei stato blessato, come dice il gergo, le gioie. Questo è stato benedetto... In quella qualità lì l'hai portata avanti. Da qualunque religione. Cioè, quindi sei stato anche bravo a spingere su quel aspetto lì. Però essere uno stronzo. Ah, beh, ci manca, eh. Cioè, molte persone vai dicono: ah, sei il mio idolo, fai questa cosa di Cristo, quindi sei perfetto. Mentre in realtà puoi essere tranquillamente una persona di merda, però essere bravissimo in quella roba lì. Ma io, professore, sono comunque una persona che matematicamente crede che l'ammontare dei soldi che tu generi nel corso della tua carriera possa favorire tranquillamente anche il tuo aumento di stronzaggine. Non lo so. Devo cominciare a guadagnarne tanti, poi ti rispondo, Johnny. Poi ti posso dare una conferma o smentirti. Secondo me, e se li fai quando sei più sei giovane e più è alta la percentuale che ciò succeda. Interessante. Già a 20, cioè io mi, cioè, se io a 20 anni facevo quei soldi lì, come magari stanno facendo tanti adesso, cioè altro, cioè sei morto, cioè non sarei qui adesso, io... sei tipo stencato, tipo nudo su una bandiera, cioè tipo su una nave peschereccia, battente bandiera norvegese, nel senso, mi avevo trovato così in mezzo ai tonni e alle spigole, non lo so, tipo Notte da Leoni. Quindi posso anche capire che, cioè, tu dai in mano tutti questi soldi a sti ragazzini e... Sì. Che vuoi che facciano? O hanno veramente una testa così, o hanno dietro delle persone così, che li fanno rigare dritto, ma... Ma infatti io, professore, rimango sempre sbalordito da una tecnica. Io non so se lei conosce uno stile che si chiama Grimbaud, o Grimbaud, non ho mai capito come si pronuncia. Ah, il nostro Freritoz preferito. Che è anche tipo, sai, il creatore, quello del circo con tutta la gente all'interno, 7000 partecipanti, eccetera. Il pub più delirante, praticamente. Lui ha avuto quest'idea che, siccome invita tutte ste signorine, gente che è un po' trash, allucinante, ha capito tutto delirio, lui mette sempre come obiettivo sopra che per far andare avanti la live fino alle 2 di notte deve fare tipo 400 abbonamenti, e li fa. Perché la gente, il Prime, glielo dà all'infinito perché vuole vedere il trash. Cioè, lui è come Omi, come hai detto tu l'altra volta, Omi ha capito che è in grado di separarsi dalla... Anche Hank, certo. O Hank, esatto. Sono in grado di separarsi dalla cringiaggine assoluta e navigarci dentro senza affondarci. Se loro non si sporcano, sono tipo, non lo so, waterproof. Sì. Gli schizza addosso, ma gli scivola addosso. Professor, a proposito, che prendo un attimo una roba e poi la lascio parlare. Ma lei ha visto praticamente, che secondo me è un esempio allucinante di burnout. Praticamente ieri stavo vedendo, mi avevano dato una clip di Cischianto dove un ragazzino gli scrive: maestro, secondo me lei dovrebbe giocare a GTRP, dovrebbe portarlo perché comunque le viene bene, io seguivo sempre quella serie e mi teneva compagnia. Lo faceva spesso lui. Un messaggio così, ma così, sì, lui lo fa spesso, ma il messaggio è così, ho alterato solo le parole, ma il significato è quello, lui... Impazzito? Però per una volta, professore, non mi sembrava una scena, cioè è veramente impazzito. Ma quello mi manca, non ho visto l'ennesimo breakdown di Schianto, però non è la prima volta che c'ha gli scapocciamenti... No. Ah, perché lui fa ste robe delle live interminabili, è diventato un po' anche mezzo schiavo di sta roba qua, no? Pazzetto, quando fa ste maratone, boom, 6000 sub, boom baby bye, boom baby bye, davvero, poi si è inventato tutta sta roba, Alexa, la pioggia, la fontana, la neve, il cazzo, tutte queste robe qua, la gente
Non vede altro che arrivi quello che sgancia per far attivare le robe. Lo streamer ha la community che si crea, professore. Però cioè lui è bravo, potrebbe anche emanciparsi da questa cosa qua. Però vede che funziona, cioè alla fine bisogna anche vedere cosa pensa lui, nel senso dice oh, io mi faccio sti anni qua al fulmicotone, però non puoi uscirne completamente indenne, secondo me, e infatti bravo. Si vede. Perché ogni tanto c'ha quei momenti lì dove proprio dice... Ma perché se non sei in grado di gestirli i soldi, prof, poi è un delirio, eh. Poi è anche vero che non dico tutta la community, perché c'è anche gente che gli vuol bene, spero, nel senso, non lo spiego. Assolutamente. Poi c'è anche tanta gente che rompe, che è lì per rompere il cazzo, nel senso, per... che per rompere è come il cazzo, alla... Hai presente i film americani delle fiere di paese dove c'è tipo il gioco con la pool... Sì. Col tizio sopra, il pagliaccio sopra, e tu devi fare centro con la pallina e farlo. È proprio gente per sì, è lì per rompere il cazzo. È lì solo per vedere quelle robe lì. Gioppino. Ok, è una scelta tua. Però. Però, prof, non puoi neanche biasimare il fatto che la gente vada lì apposta per rompere il cazzo. Se la roba è incentrata su quello. Che cosa faresti tu? Cioè, come puoi colpevolizzare una persona che comunque se tu metti a disposizione che se paghi 50 euro lo puoi svegliare alle 3 del mattino, ti devi sicuramente aspettare che poi c'è lo stronzo che dice sei il pupazzetto, la bambola voodoo degli altri. Cioè, professore... Dipende sempre da come lo metti in scena, secondo me. Cioè, io non sono contrario a priori, cioè non voglio fare nemmeno il Savonarola, cioè il bacchettone, non si fa no, così, no. Devi pentirti... Io penso che sono strumenti che uno ha a disposizione. Dipende da te come saperli mettere in atto, diciamo. Perché puoi farlo, ma in un altro modo, e di farlo rendere una cosa molto divertente, estemporanea. Anche questo. Fai una goliardia, per rimanere nel lessico del maestro Gischianto. Quando diventa una cosa pesante. Ma pesante... Anche da vedere a certe volte, cioè lui che dopo, ciclicamente comunque c'ha questi crolli, basta. Eccetera. Cioè, dopo un po' dici, oh. Sono d'accordo. Non c'è nessuno che gli dà una mano, nel senso. Ma come ho detto l'altra volta, per solo la mano comunque te la devi avere prima le balle di chiedere aiuto, che secondo me è uno dei passi più difficili della terra. Ma è un po' anche il sistema che ti porta a essere triturato. Ultimamente sta saltando fuori, sempre più gente parla di questa cosa qua, no? Di come su nessun altro posto del web c'è una così alta percentuale di gente che va in burnout, viene triturata dal proprio lavoro sul web, come su Twitch. Ed è vero. Però, prof, ti posso interrompere? Secondo me l'esperimento poi mi fece pensare ad una cosa. Mi fece pensare, ma come mai invece se io... mi prendo, tipo magari non faccio 2 giorni su YouTube, dovrebbe essere diverso. Perché comunque poi ho iniziato a seguire l'andamento youtubiano così di Rick. Su Twitch c'era più seguito, sì. Professore. Sì? Sì. Sai che io pensavo che avendo lui un canale comunque coi piedi ben piantati su YouTube però... avesse più... accessi su YouTube che su Twitch. Professore, però considera una roba, quello che mi ha fatto capire a me l'esperimento. Tu puoi avere un canale ben piantato e funzionerebbe in maniera devastante per persone come Blur, eccetera, eccetera. Però devi anche considerare che magari coloro che tu comunque... D'altro, scusami, Johnny, ma mi fa ridere che c'è il mocio dietro di te che fa capolino dalla porta. Perché il mio gatto ha pisciato. Ah, ok. Ma comunque, se tu ci pensi... loro sono, cioè, quel canale era impiantato per gente che comunque vedeva video. Cioè, non tutti quelli che vedono video hanno la rottura di palle o la piacevolezza nel guardarsi delle live di 3-4 ore. Ma perché infatti la fanbase di YouTube è gente che guarda video. Sì, sì, ma sicuramente va educata allo strumento nuovo, alla possibilità di vederli anche in diretta i video. In Italia devi partire da zero, secondo cioè, me. Cioè, devi abituare le persone anche a sfruttare questa nuova opportunità. È semplicemente un principio basato sull'algoritmo, prof.
Nel senso, l'algoritmo di Twitch si basa sulla durata delle tue trasmissioni. Io te lo faccio semplicissimo. Più la tua trasmissione ha una durata, più è longeva, più la tua trasmissione ha la possibilità di essere proposta. L'algoritmo di YouTube invece si basa sull'average view rate, ovvero sulla media di visione dell'utente che guarda la tua trasmissione. Quindi più la trasmissione è corta, più tecnicamente tu avrai la possibilità di aumentare l'average view rate di una persona, perché si rompe meno il cazzo. Ma quante quindi, cose mi sa Johnny Click e ste robe studiato. Più l'average view rate aumenta, più la tua stream viene diffusa, perché ovviamente la gente deve sapere una roba: su YouTube non è che la maggior parte degli iscritti sono inattivi, quello è anche vero. Ricordatevi che gli iscritti inattivi dopo 3, 4, 5 mesi o addirittura se non una volta al mese, mi ha detto Google, Google stesso li cancella, scompaiono. Quindi quelli che voi credete siano inattivi, nel 90% dei casi invece sono iscritti per i quali il tuo video non ha assolutamente nessun interesse. Perché se ti ricordi, proprio per combattere questa cosa, YouTube introdusse la campanella con tintinna la campanella. Ciò significa smash che that button. Bravo, che l'iscritto ufficialmente esistente e ancora interessato doveva attivare un'ulteriore notifica. L'iscritto vero, ma non interessato, quella campanella non l'attiva, e non è che è inattivo perché è inesistente, è inattivo perché non interessa, ma c'è solo. E quindi questo cosa porta? Porta un enorme grande problema. Se tu hai un canale, prendiamo il caso di Favij, giusto, che sono canali che fanno 100.000 view con 5 milioni di abbonati, sì, che tipo campano per inerzia. Bravo, tu immaginati come fai a iniziare le tue stream su YouTube, sebbene l'algoritmo sia allucinante, se parti già dal presupposto che su 5 milioni di iscritti quelli realmente attivi siano 150.000. Vabbè, è già un buon punto di partenza, però 150.000 persone è un buon punto di partenza, però tecnicamente così l'algoritmo di YouTube non funziona benissimo. Quello che ti converrebbe fare è assolutamente startare un canale nuovo, fidelizzare tutti quelli che ti rimangono, fidelizzare tutto il pubblico che attivi la campanella, iniziare da lì le live, l'average view rate per numero di iscritti diventerebbe allucinante, e così facendo popoli. Ah, dici che workerebbe così? Che funzionerebbe? Secondo l'algoritmo di YouTube, sì. Perché si basa sull'average view rate. E se tu hai possibilità di incrementare il tuo average view rate, devi farlo. Il problema è che questa roba non deve neanche farti preoccupare. Perché, ad esempio, tu immaginati che Gianmarco decide di andare a streamare su YouTube. Gianmarco la partner su YouTube la prende il giorno dopo. Beh, chiaro. La prende il giorno dopo anche con i management, eccetera, 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 eccetera. Quindi avrebbe tutto sbloccato. Tu immaginati 40.000 persone attive che lo seguono ogni giorno su Twitch, che si spostano di là e iniziano a seguirlo a cannone. Quel canale avrebbe una potenzialità di crescita immensa, perché sarebbe spammato ovunque dall'algoritmo. Esatto. Esattamente. Esattamente. E quindi il modo di andare intelligentemente su YouTube c'è. L'unico grande problema che molte persone non sanno, professore, lasciamo il fatto che Google introdurrà una roba fantastica per l'utilizzo di musica all'interno delle tue trasmissioni, che ti darà la possibilità. Ma che sai tu, Johnny Click? Dici un po'. Perché prima di fare l'esperimento ho chiesto, ho chattato con Google 20 anni. Praticamente ti daranno la possibilità di utilizzare musica anche protetta da copyright, con il quale automaticamente il tuo AdSense splitterà i guadagni con il proprietario. Oh, mamma mia, la cosa più intelligente che potevano fare finalmente dopo 10 anni, cazzo. Però c'è un problema, professore. Ah. Tecnicamente, se tu streami su YouTube, non puoi vedere contenuti su YouTube, perché violeresti il Content ID dell'altro creatore, qualunque esso sia. Non puoi fare reaction. Esatto. E questo secondo me è molto. E allora che cazzo fai? Esatto. Infatti, uno tocca lavorare. Uno dei più grandi youtuber, che si chiama Ludwig, che passò da Twitch a YouTube, sta chiedendo da moltissimo tempo la possibilità per l'utente creatore di chiedere dal proprio YouTube dashboard
al creatore dell'altro video la concessione affinché lui riesca a far vedere quel video durante la sua live. Ah, ho capito. Qua, su e non può esserci in automatico lo split anche lì delle revenue nel periodo in cui... No, lì sarebbe difficilissimo. E qua, se tu pensi su Twitch, e mi dispiace, ma qui su Twitch ognuno fa che cazzo vuole. Salutiamo i Dada Video comunque che piacciono sempre a tutti. Se ci pensi, prof. No, ma se ci pensi, se togli le reaction, disastro, eh. Musica, split i canali, video di YouTube, guardi che cazzo vuoi. Oh, no, 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 no. A parte quando facciamo le live musicali, qua si usa solo robaccia copyright free, eh. Solo quella musica lo-fi pop, proprio quella becera con due suoni ripetuti all'infinito. No, 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 no. Qua ci abbiamo rispetto. E quindi questa è una faccia della medaglia che molte persone... No, però è vero, si muta tutto, muta, che tanto... Poi non se ne accorge nessuno, basta che cancelli la prova. Esatto. Però questa è una faccia della medaglia che moltissime persone non considerano. Infatti, molta gente sta dicendo... Cioè, io quello che non sopporto dal punto di vista lavorativo, perché forse ci sono anch'io dietro quelli... quei nerd che scrivono tutto in codice, così, eccetera. Però, quando sento trasmissioni o persone comunque che dicono che Twitch è un sito morto, che poi, vabbè, fa 22 miliardi di spettatori, non è proprio morto. Puoi essere completamente in disaccordo con tutte le decisioni amministrative, commerciali e marketing che stanno prendendo. È vero. Schifo, non si può ogni volta dire che tutto fa schifo. Perché anche... più o meno, cioè ci sono degli ingegneri qua sopra che si spaccano veramente il culo giorno dopo giorno. Ma quello è vero, tecnicamente sì, lo vediamo. È che sembra che non ci abbiano idea qua nessuno a volte. È quello che dispiace. Però dal punto di vista di utenza, Twitch... non so quanto possa durare, ma da quello che veramente conclusione finale ho avuto io dell'esperimento, Twitch ancora quell'utenza che è l'utenza che vuole guardare le trasmissioni in tempo reale e basta, proprio perché quello è uno dei primi siti nati per far questo. Cioè l'utenza su Twitch è quella che vuole la nicchia, prof. Dici che è nato per essere di nicchia questo mondo? Perché ho notato che l'utenza che c'è su Twitch difficilmente ama vedere le live di YouTube, perché secondo me dentro la loro testa è come se stessero uscendo dalla zona nicchia di comfort, entrando in YouTube che è un boato di contenuto. Johnny Cree che ce l'ha con te, così, no, guarda, boom, dritti negli occhi. Tutti presi sul... Pensaci. È quello che sono veramente riuscito a capire io dall'esperimento. Ma infatti, secondo me, uno dei problemi fondamentali di questa piattaforma, professore, è che poi piattaforme per il live streaming, quando diventano incredibilmente sature, arrivano ad un punto di stop proprio un must, perché si devono fermare, perché... non c'è modo per far crescere, tra virgolette, altre persone all'interno di quella piattaforma. Perché il pubblico, prof, è quello. Cioè, che la gente voglia dire e può dire tutto quello che vuole, ma il bacino di utenza meta di Twitch Italia, quanto saranno? 100.000 persone, che cazzo ne so di... No, aveva fatto la roba Hank. Esatto. Cos'era? Un milione e mezzo, mi pare. Un milione e mezzo, tipo, e di se utenti. Lo vedi, Gianmarco, tipo, cosa aveva? Il 30-25% di share di Twitch Italia. Sì, sì, da solo. Quindi prof, da solo tiene in piena la baracca. Bravo, la gente è quella, prof. Sì. Però Simo, vedi, tu mi hai scritto che mi conosci su YouTube e seguo solo te su Twitch. E poi quello che dice il professore, amore mio, nel senso, ti deve proprio piacere uno. Se no, qua, che cazzo ci vieni a fare? Sì, sì. Poi Twitch è un paesone.
Ma sì, ma, però, ma se lei non conoscesse uno streamer su Twitch, aprirebbe il sito oppure andrebbe a vedere dei video a cazzo su YouTube? No, mi apro TikTok, ormai mi apro TikTok, mi guardo video di 5 secondi. No, tutto sto preambolo per parlare uno dei problemi che diceva anche Kalel nel suo passaggio a YouTube era, a parte tutto questo coso che abbiamo detto, era la roba che uno dei problemi di Twitch era che ti tritura. Tutta questa faccenda qua, tutti i problemi, clima tossico, la necessità di stare sempre sul pezzo, eccetera. Lui sottolineava il fatto che, facci caso, anche a livello grossi, c'è stato un periodo di distruzione totale, gente in totale burnout, gente che si è dovuta prendere i periodi di pausa, gente con gli attacchi di panico, gente, anche quelli grossi. Ma anche quelli piccoli, che magari ci provano e soffrono quest'ansia della prestazione perenne, il rosic perenne. Insomma, mi ha portato e mi ha fatto pensare anche un video che ho trovato anche lì, tu dubbi? Ah, Simone, l'abbiamo visto ieri, ne sappiamo lo scudo della solitudine. Esatto, che se l'hai visto, perfetto. Perché sono lui... interessato alla sua opinione, professore. Beh, l'ho visto poco prima di entrare in live, in realtà, quel video, mentre preparavo. E ok, c'è questa cosa che lui dice dell'età, no? Cioè, crescendo, la cosa è cambiata. Quando ero più ragazzo, dovevo cercare la solitudine perché ero sempre con... quando diventi un pochino più grande, invece è il contrario. Ma quello è normale, è la crescita di ognuno, poi ognuno si crea i suoi nuclei, va bene. Poi quando invece parla, cioè quella è la vita, esatto, credo. Quello è l'andamento. Sì, purtroppo, beh, che piaccia o no, però. Esatto. Però sta arrivando al pezzo che è interessato anche a me. Vado avanti. Però quando parla di fare comunità, no? Mm. Che lui c'è un pezzo che dice, però pochi ormai ci si trova per fare comunità, per stare insieme, eccetera. Lo sapevo. È quel punto lì. Puoi fare anche il paragone anche per la piattaforma, secondo me, ma anche per chi vive la piattaforma, per come ci muoviamo anche noi content creator, anche a livello di amicizie, di far cose insieme. È così, professore. No? Cioè, voi cosa avete detto? Cioè, te cosa hai detto? Allora, a me ha colpito molto quell'affare e mi sembra veramente che ormai parecchie trasmissioni su Twitch funzionino solo perché ormai sono tipo un momento di ritrovo per il quale magari moltissime persone non hanno nulla di meglio e quindi continuano, tra virgolette, a ritrovarsi sempre in questa comfort zone che per loro è rappresentata dalla trasmissione Twitch. Non è che ti dico che non la vogliono vedere, io ti sto parlando di una parte, ovviamente. Quello che mi ha colpito, secondo me, un po' di dubbi è quando hai iniziato a parlare in maniera molto profonda rispetto alla solitudine, no? Io non sono... io ti confesso, ho mandato un messaggio su Instagram a Dudubi perché quello che io ho detto nel messaggio per invitarlo, se poi vorrai esserci anche te, perché veramente io ho detto, Dudubi, guarda, io mi sono rispecchiato in te, nelle cose che hai detto, nel modo che hai di pensare, anche se il mio è l'esatto contrario. Ok. E per questo mi piacerebbe parlare con lui, perché cazzo, io... Allora, come ha detto un ragazzo, il Masseo e Zano hanno aperto questa sorta di confidenza dello streamer con la sua community. Prima era tutto rose e fiori, dopo il Masseo e Zano hanno iniziato tutti più o meno a esprimere i propri sentimenti. Sì, c'è stata un'apertura. Dopo il video Edoardo, per me quello è stato un po' un'apripista. Però tutti hanno cominciato proprio a dire, ragazzi, guardate che qua non va tutto così bene. Guardate, io ragazzi sto malissimo, io sto una merda. È vero questa cosa. È così. C'è soltanto un grande ed enorme problema, secondo me. Io credo a volte che tutti i tuoi spettatori, prof, siccome sono fidelizzati in una maniera devastante, tra virgolette, un pochettino all'interno delle nostre trasmissioni, streamer e chat, tutti si assomigliano. Sì. Tu non pensi che secondo te
anche il problema che ha lo streamer possa essere tipo una cosa che comunemente abbiano anche quasi tutti i suoi spettatori. Cioè, tu non pensi che tipo anche dagli interessi e cose possiamo anche accomunare il fatto che, ne so, che Johnny Creek è un po' pazzoide, alcuni dei suoi spettatori sono pazzoidi, Johnny Creek scompare sempre e alcune delle sue persone in chat scompaiono. Ok, ho capito. Oppure... Cioè, tu pensi che... no, cioè, tu lo capisci il concetto, anche se non è assolutamente quello Io credo... Ok, io credo che ci siano persone molto eterogenee tra di loro, che però... Ciao, El. Tu, o meglio, tramite te... si convergono nella tua community, cioè tu diventi il trade union di persone che in realtà sono molto anche diverse da loro, hanno storie diverse, vivono in posti completamente diversi, e magari è vero, magari in alcune parti hanno vissuto esperienze simili o hanno un modo di pensare in un certo tipo o hanno una certa propensione ad apprezzare un determinato tipo di contenuto che poi sei tu, e quindi convergono lì, quindi da questo punto di vista ci può stare. Ma io penso che, prima di tutto, anche per esperienza personale, dico, bisognerebbe non coinvolgere la propria community molte volte in quelle cose che tu vivi. Tenere separato le due ambienti. Esatto. Prima di tutto perché comunque la gente che ti viene, che tu hai l'onore di ospitare nel tuo canale, per me è sempre un onore, amore totale, sempre. Reciproco. Però sono qui perché vogliono da te un intrattenimento, una risata, un momento per uscire fuori dai loro di problemi, che ce l'avevano pure loro, che ce l'hanno solo gli streamer di problemi, c'erano pure quelli che si riguardano gli streamer, che magari se lavorano, hanno la famiglia. Però, professore, secondo me Twitch è divisa fondamentalmente, adesso ti faccio delle macro categorie, se no sarebbe un delirio, però ci sono quelli che seguono proprio lo streamer perché gli piace, però secondo me la maggior parte, cioè il principale motivo per il quale uno streamer è seguito è perché lo spettatore sente che quello streamer gli tiene compagnia, ma non per il fatto che uno gli piaccia quello che porta, è perché la personalità di quello streamer gli porta compagnia. Sì, poi sì, è vero, perché è anche vero che c'è anche gente che magari è completamente diversa da te, da me, e che comunque ci segue né più né meno. Ed è il motivo per il quale io guardo lei, professore. Ecco. In primis la guardo, te lo giuro, in primis lo guardo quando magari io streamo più tardi, sono in cucina che sto tagliando le cipolle, ti faccio un esempio. Io non metto un video di YouTube, ma metto il professore e lo sento perché mi tiene compagnia in quel momento. Te lo giuro, prof. Ci sta. Cioè, anche se tu parlassi di cicoria o di Parlamento Europeo, in quel momento so che tu mi tieni compagnia. Quando, e qua si arriva a un altro collegamento, quando o fisicamente o mentalmente sto solo. È così, professore. Mi dispiace, secondo me è così. Qui stiamo da soli insieme. Secondo me sì, professore. Perché comunque lo streamer sta da solo nella sua stanza più delle volte e passa il suo tempo insieme ad altre persone che molto probabilmente sono da sole nei loro rispettivi loculi. Sì, è una solitudine condivisa. Sono assolutamente, secondo me, del parere assolutamente inamovibile che la maggior parte degli spettatori di questa nicchia, perché io lo sono anche spettatore, in determinati momenti della giornata, quando loro sanno che potrebbero sentirsi soli perché o tornano da scuola, da lavoro, non c'è la ragazza o hanno finito di fare la lavatrice, quello che vuoi, in quel momento dove magari starebbero a wanderare due ore, hanno trovato compagnia in altre persone che condividono la stessa, tra virgolette, solitudine. Ma poi... è anche vero, perché molta gente si cerca... dipende dalla chat, perché nelle chat magari gigantesche funziona in una maniera diversa, è più un blob emozionale, boom baby bye, è tutto... Ok, per fare un esempio, ma anche può essere una chat, non so, come quella di Dario, cioè canali grossi, grossi.
Ma lì è un po' diverso. Ma i canali normali, in Italia quantomeno, c'è anche questa cosa di trovare delle persone in chat con cui sei abituato, con cui ti abitui ad avere un dialogo, un rapporto. E paradossalmente, se qualcuno se ne va via, io do per scontato che altri a valanga lo seguono. Cioè, se io vedo che un utente non entra più in chat, io ormai so che di lì a breve qualcuno se ne andrà insieme a lui, perché entrava non solo per me, ma anche per il clima e i dialoghi, esatto, che aveva con altri. E questo qua però, professore, e so cazzi! Ma sostiene ancora di più tipo quello che ho detto anch'io, eh. Sì, cioè, sì, sì. È tutto sì, collegato, prof. È verissimo, è assolutamente verissimo. Sì, è vero. Verissimo. Ormai le ho viste tutte, ormai conosco. Facciamo un libro, facciamo un paper insieme a Denk. Queste robe qua. Per me è questa la nicchia e l'ideale dell'utenza dietro questa piattaforma, che YouTube non ha, perché non può averla, perché è nato in una maniera diversa. Quindi quando io dico nicchia di Twitch è proprio questo che tu e io abbiamo descritto insieme prima. Sì, sì. Questo, prof. Professore, buon lavoro. No, grazie mille, Johnny, per aver... Professore, quando vuole. Dai, quando è stata anche una bella chiacchierata alla fine, no? Quando poco, vuole. Pochi argomenti, ma buoni. Quando vuole. E spero che siano piaciuti anche i ragazzoni, dai. Non si deve preoccupare di quelle cose lì, professore. Come ha detto una volta una persona chiamata iBob, i numeri li deve vedere anche in base al contenuto di qualità che lei porta. Esatto. E i beni di lusso, come dice iBob, non sono per tutti. Azz, vabbè. Dai. Grazie, Johnny. Buon lavoro, prof. Un bacione anche a te. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ma va, oh, si scherza.